220 più del tetto massimo previsto i partecipanti alla scialata giurgintana, la festa dal sapore antico, a contatto con la natura e le tradizioni contadine che ha organizzato il FAI per il giorno di Pasquetta nello splendido scenario del giardino della Colimbetra. Gli agrigentini e non solo che hanno aderito all'iniziativa hanno così trascorso infatti la giornata del lunedì alla Valle dei Templi, tra cibi genuini, buon vino, canti, balli e giochi per i loro bambini. Ma a caratterizzare la proposta del FAI per la Pasquetta 2010 è stata proprio la rilassante passeggiata per le antiche trazzere della Valle dei Templi, arricchita dai percorsi lungo i luoghi meno conosciuti della nostra antica Acragas, come le fortificazioni di Porta Settima, da poco restaurate dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali Agrigentina. L'itinerario, che prevedeva anche un altro luogo splendido, quale l'ipogeo Giacatello, non visitabile per motivi di sicurezza, era comunque assai ricco, prevedendo la visita agli antichi alberi del bosco di mandorli e ulivi, lungo il cammino verso il tempio di Vulcano, e l'arrivo alla sommità di Poggiometa, luogo mitico dell'antica Acragas, dalla vista mozzafiato dell'intero sito archeologico. E non sono mancati i sapori della nostra tradizione, dalla degustazione delle arance riberella tra gli antichi alberi di agrumi della Colimbetra, al gustoso pranzo rustico ispirato alla cucina contadina, allietati dalla musica popolare e dalla sicilianità del mandolino. Ma il FAI ha pensato anche a chi non fosse riuscito a prenotarsi in tempo, e cioè 256 visitatori che hanno preso parte alle visite guidate al giardino della Colimbetra, rinfrescati dalle spremute di arancia riberella. È stato ancora una volta un gran successo, ha commentato Lo Pilato, direttore del giardino della Colimbetra. Abbiamo registrato complessivamente ben 476 visitatori, ma soprattutto, ha continuato, si è creata una bella atmosfera, un contatto diretto tra le persone e la Valle dei Templi. E Lo Pilato promette che l'esperienza sarà ripetuta per il 25 aprile e il 1 maggio prossimi, date in cui si svolgeranno le scampagnate di primavera, tra musica popolare e concerti della nostra tradizione canora. Il giardino della Colimbetra attende tutti, dunque, per un nuovo allegro appuntamento all'aria aperta tra il verde, la cultura e l'arte della Valle dei Templi.